Angri Ecoservizi al centro dell'ultimo Consiglio Comunale. Approvato infatti il bilancio preventivo 2014 nonché i bilanci pluriennali 2015 e 2016, anche l'estensione dei nuovi servizi da assegnare alla speciale di Via Stabia, nelle mani dell'ente di Piazza Crocifisso e presieduta da Anica Rossi. L'attuale amministrazione ha infatti pensato di rilanciare l'azione della sua azienda, inserendo un nuovo ramo di azienda di natura prettamente fiscale che si occupi dei tributi minori. L'aspetto importante di questa delibera di Consiglio Comunale non è tanto l'approvazione in sede del bilancio previsionale, quanto il fatto che comunque dal 2010 ad oggi è stata sistemata la questione finanziaria e contabile dell'azienda, il che fa sì che adesso è possibile programmare per il futuro le varie attività aziendali. Tra queste, già in Consiglio Comunale si è discusso della possibilità di ampliare il ventaglio dei servizi offerti dalla società al Comune, quindi con l'esternalizzazione di alcuni tributi minori, in particolare qua. Vabbè, in effetti la tassa affissione, l'occupazione di suolo pubblico che al momento sono affidati alla Soget in virtù di un contratto stipulato nel 2009 che comunque sarà prorogato per il primo periodo del 2015 in attesa che gli uffici, così come da indirizzo della delibera del Consiglio Comunale, dovranno appunto valutare la convenienza in termini economici e altri tipi di opportunità nell'affidamento all'azienda speciale. La visione dell'amministrazione è quella non solo di affidare i tributi minori ma anche i tributi maggiori, non peraltro ma per il fatto che oggi con l'istituzione della IUC i tributi sono strutturati in modo molto differente rispetto a quelli precedenti, per cui è necessaria una correlazione, una condivisione con gli aspetti programmatici dell'azienda al fine di determinare correttamente la base imponibile e la tassazione in capo ai contribuenti. L'internalizzazione di questo servizio potrebbe far piacere anche ai cittadini per un rapporto forse più diretto anche in caso di problemi o di contestazioni. Certo, hai mirato l'obiettivo e l'hai centrato perfettamente, perché questo è un aspetto fondamentale, innanzitutto perché già a pelle i cittadini preferiscono interloquire con l'amministrazione e quindi con l'azienda in-house piuttosto che con società esterne, anche quando si tratta di tributi minori probabilmente. E questa è una cosa che fa piacere, ma più di tutte fa piacere a me come amministratore strutturare i tributi in maniera corretta e correlarli effettivamente all'effettiva produzione di rifiuti, ai bisogni sociali delle famiglie più numerose e quindi al fine ultimo della politica, che è il benessere della collettività.